Buongiorno, io sono Rossella Crisafi, sono il dirigente scolastico del liceo Ariosto Spallanzani. All'interno della nostra scuola vi sono tre indirizzi, il liceo classico, il liceo scientifico e il liceo scientifico sportivo. Tre indirizzi, ma tutti e tre accomunati dalla caratteristica degli studi liceali, accomunati dal tentativo di trasmettere agli studenti una cultura che non sia unicamente una cultura classica o unicamente una cultura scientifica, ma una cultura unitaria, con la parte umanistica, con la parte scientifica. Una cultura capace di preparare gli studenti ad affrontare qualsiasi studio universitario e quindi nel futuro anche qualsiasi lavoro. Perché è naturale che uno studente che decide di avvicinarsi a uno studio liceale, sia questo liceo sia un altro liceo, è consapevole del fatto che dopo il diploma probabilmente continuerà a studiare. Non necessariamente, ma probabilmente continuerà a studiare. E forse continuerà a studiare proprio in un ambito che non apparteneva all'ambito che ha scelto per la prima volta. Forse uno studente del liceo classico sceglierà uno studio scientifico, forse uno studente del liceo scientifico sceglierà uno studio umanistico. Eppure la forza della scuola, la forza del curriculum liceale in Italia da quando è stato fondato è proprio questo, la capacità di preparare gli studenti a qualsiasi tipo di apprendimento nel futuro. Cioè di dare loro il metodo di studio, il rigore, la capacità di applicarsi a qualsiasi disciplina. Ma io penso che la grandezza dello studio di queste discipline non sia solo questo. Certo, questo è un elemento importante, ma non è solo questo. Gli studi che noi affrontiamo, ogni disciplina vista unitamente per sé, possono sembrare forse aridi, forse invecchiati, qualcuno direbbe addirittura morti. Eppure la loro forza non sta nello studio individuale delle singole conoscenze, sta nella costruzione di un tutto unitario, in cui il latino risponde alla matematica risponde alla filosofia risponde alla fisica, per la creazione di qualcosa di più di un semplice bagaglio culturale, per la creazione della persona, di una persona capace di porsi nel mondo moderno, avendo le radici nella tradizione della propria società, di una persona capace di leggere il presente anche con lo sguardo al passato, di quella capacità critica, di analisi e di decisione che tanto si chiede nell'epoca moderna. E altro ancora offre lo studio liceale? Offre la capacità di concentrarsi, di applicarsi alle discipline con lentezza, di dimenticare l'acquisizione della società moderna dell'attimo, del leggo una riga e ho già acquisito il contenuto, di studiare, di approfondire, anche di guardare dentro di sé. In questo i docenti aiutano e guidano gli studenti della scuola, ma gli studenti d'altra parte qualcosa devono avere per avvicinarsi a uno studio liceale. Non tanto, perché il liceo stesso, la scuola, come qualsiasi altra scuola superiore, li forma e li fa crescere. Devono avere però l'interesse e la passione per la conoscenza. Devono avere la disponibilità a ascoltare i loro docenti, la disponibilità a mettersi in gioco, a superare con l'aiuto degli adulti eventuali difficoltà, a imparare come superarle, la disponibilità ad applicarsi con impegno e rigore. Io vi dico, guardatevi dentro, ascoltate i consigli dei vostri docenti della scuola secondaria di primo grado, pensate a cosa vi interessa per il futuro, forse non sarà quello che vi interesserà alla fine dei 5 anni, ma pensatelo comunque ora e venite a vedere la scuola dal vivo, venite a vederla e a chiedere agli studenti che dentro già sono. Grazie.